E bentornati procioni in questo nuovo episodio della carriera allenatore con il Wrexham. Oggi per me è giornata stranissima, il trasloco scorre a rilentissimo, non a rilento ma a rilentissimo, quindi sono riuscito a ritagliarmi un piccolo spazio, poi col problema della televisione che è la mia non si vede più, l'ho dovuta risolvere sgraffignandomi quella della stanza dei miei, quindi me la sono portata in camera e oggi mi registro tutti gli episodi mancanti di FIFA da qui fino alla fine della stagione. Quanti saranno? 4 episodi probabilmente. Adesso vediamo. Facciamo il conteggio insieme, così in diretta. Allora, abbiamo andata e ritorno di Paris Saint Germain con in mezzo il Southampton ed è un episodio. Poi abbiamo Aston Villa, Manchester United e Brighton e sono 2 episodi. Poi abbiamo il Chelsea ed eventualmente, dipende da come si mette oggi, abbiamo la finale di Champions League, quindi sono 3 episodi. Ora si vede tutto. Allora, premessa, se non dovessimo passare il turno nella semifinale di Champions League, il prossimo episodio, ossia quello di Aston Villa, United e Brighton, comprenderà anche il Chelsea. Saranno le partite un pochino più ristrette, più condensate, giusto per farle rientrare tutte, perché giocarmi in Chelsea in un episodio unico non avrebbe senso. Quindi, speriamo che questa partita, questa finale, di raggiungerla senza alcun problema. E partiamo con questo Paris Saint-Germain, andiamo. E ok, adesso si parte, si fa sul serio. Andata in semifinale di Champions League al Parc des Princes di Parigi in Francia per affrontare questo Paris Saint-Germain che ha dei mostri in squadra. Basti pensare a Mbappé e Messi lì davanti, che sono giocatori emblema di questo Paris Saint-Germain. Ma noi abbiamo Fournier e McKennie, ed è già 1-0 per questo Wrexham in una partita importantissima. Non si lascia fregare dall'emozione e parte subito in quinta questo Wrexham con Godfrey, il caposaldo di questa difesa, che è assente, colpa un'espulsione. Viene sostituito da Lo e in panchina al posto di Osei Tutu ci siamo portati Chin Chong, grande Wes McKennie. Piccolo primo passo verso una finale che avrebbe del clamoroso, dello storico, avrebbe per questo Wrexham. Sarebbe veramente un traguardo mai raggiunto. La piccola squadra di Wrexham, Paris Saint-Germain, dal Galles, una delle squadre più storiche del campionato inglese, delle isole britanniche anzi, nata nella seconda parte dell'Ottocento, questa piccola squadra, ma con tanta storia, e adesso è alla ribalta e vuole diventare la regina d'Europa. Non era una conclusione particolarmente difficile, questo va detto. Agli occhi puntati da tutto il mondo la segue, tutto il mondo la guarda. Hermoso. La storia di una piccola squadra che è riuscita a raggiungere la vetta, quasi, non ancora. Partita dalla Serie D inglese. La piccola squadra di Wrexham, che adesso è pronta a lottarsela con tutti i migliori. Avanti della sua azione. In acrobazia. E gioca benissimo questo Wrexham. Gioca benissimo. Gioca bonito. Adesso, con la sua velocità. Parte Messi. Fermato Messi da Thibaut Courtois. Calcio d'angolo per il Paris Saint-Germain adesso, che sta spingendo in questi ultimi minuti, ma di nuovo Courtois nelle sue manone la blocca, e adesso Carter Hubbard può partire.
che lancia Fournier. Non è in fuorigioco, non è in fuorigioco. Può andare per il secondo gol di questo Wrexham. Ed è 2-0. Ed è 2-0 Wrexham, con una ripartenza micidiale, con una ripartenza fulminante. Sbaragliano la difesa del Paris Saint-Germain, che era tutta avanti, era tutta scoperta. E Carter, Hubbard e Fournier non perdonano, puniscono. E adesso questa qualificazione in finale si fa sempre più vicina. Ha sempre più del clamoroso. E il che non farebbe veramente tanto piacere di nuovo ancora a questo Paris Saint-Germain, una squadra costruita da campioni, da tanti campioni, ancora senza una vittoria in Champions League. Vittoria che non è mai arrivata, ma arriva il gol di Messi. Arriva il gol di Messi, che dimezza il vantaggio costruito dal Wrexham. In un'azione sola si sono portati già a metà del risultato. Ma va bene così, siamo ancora in vantaggio noi. Siamo ancora in vantaggio noi. Wrexham gestisce questo minuto e vanno negli spogliatoi in vantaggio. Chiudono questo primo tempo in maniera ottima, chiudiamo questo tempo in maniera veramente ottima, a parte il gol che abbiamo preso, che vabbè, hanno fatto un'azione fatta di passaggi incomprensibili, quindi il gol è arrivato, però va bene. Stava per passare Carter Hubbard, il GOAT. Attenzione a Mbappé, Messi se la alza addirittura. Attenzione Eric, riparte il Wrexham, velocissimo Eric, può darla a Fournier, e infatti la dà, e il gol non arriva, la palla arriva in una posizione un po' troppo defilata per poter tirare tranquillamente in porta. Alvaro Morata al posto di Messi, e adesso non c'è più nulla di cui preoccuparsi. Adesso non c'è più nulla di cui preoccuparsi. E parte ancora Eric. Questa volta forse va al tiro. E trova un gol fantastico. Il nostro caro Eric Conte della Transilvania. Il vampiro. Il Conte. Grande Conte. Bravissimo. Bella. Buca. Questo Wrexham buca per la terza volta. Donnarumma, che non può nulla con questi gol. Nessuna colpa. E infatti devono solo provare il tiro tra le file nemiche. Non hanno spazio per fare nulla. Tiro che neanche impensierisce. Per lui può essere utile. Daniel James ruba palla. Daniel James mangia in velocità Mbappé. Incredibile, se la fa tutta. Incredibile, se la fa tutta. Vede dentro Carter Hubbard per il 4-1. Per il 4-1. Carter Hubbard. Un gol firmato anche da Daniel James, che si fa tutta la fascia d'aria ad area, poi la mette dentro con ingegno, con intelligenza. E Carter Hubbard buca per la quarta volta. Forse qui un po' colpevole Donnarumma lo è. E adesso sono quattro. Tre gol di vantaggio. Finale che si fa vicinissima, ma ricordiamoci che c'è un ritorno da giocare e che le rimonte nel calcio, le super rimonte nel calcio sono arrivate, quindi potrebbe arrivare anche contro di noi.
Può dirsi anche finita questa partita. Bravissimo. Bravissimi. Va bene, va bene. Siamo già con un passo, con un passo, con un piede in finale. E adesso il ritorno sarà qualcosa di incredibile. Incredibile. Ma ora c'è il campionato. Ora c'è il campionato. 3 punti ci distaccano ancora una volta dal Manchester City primo. Da quando si è preso quel posto non l'ha più lasciato. Non l'ha più lasciato. Ma ora sta a noi. Ora sta a noi. Ora sta veramente tutto a noi. Tutto nelle nostre mani. Non mi interessa niente, Matthews. Non mi interessa nulla. Nulla. Squalifica scontata. Qua che cacchio è? Va bene. Allenatore della squadra Liverpool. Non mi interessa. Non mi interessa. Matthews. Pensi solo ai soldi? Matthews, dai. È possibile che pensi solo ai soldi, eh? E che cavolo. Allora, Southampton 11esimo. Però voglio vedere le notizie gol. Voglio vedere quando è che gioca il City. Ah, notizie gol, triangolo, mi bastava fare, ok. No. Notizie gol. Nessuna partita in simultanea, perfetto. Quindi giochiamo pure... Vabbè, è anche meglio forse, è anche meglio. E ora è tutto nelle nostre mani, anzi, tutto nei nostri piedi. Questi 90 minuti dovranno essere di fuoco. Voglio vedere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto contro il Paris Saint-Germain in questa andata di semifinale di Champions League. Oh, il fallo. E il fallo, figli di puttana. Oddio. E lì la censura, gentilmente. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, Wrexham. Dai, voglio vedere quello che abbiamo fatto prima, eh. Bravo, bravissimo. Va bene, riparte. Riparte il Wrexham. Oh! Oh! E non si fa così, eh. E non si fa così. Bravo. Ottima lettura. Bravissimi. Non così. Bravissimo Daniel James. Fournier. Ora Fournier. Non ci credo. Non ci credo. Fournier. Quello da infortunato batte meglio. Incredibile. Gallagher. Gallagher. Daniel James. Daniel James. Oh. A stronzo. No, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Dove l'ha tirata? L'ha tirata fuori dal lato. Non ci credo. Carter. Ti prego, Mac. Ti prego, Mac. Ti prego, Big Mac. Intervento sicuro. E l'ha bloccata addirittura. Non si è neanche dovuto buttare. Non si è neanche dovuto buttare. Incredibile. Non ci credo. Ha parato pure questa. Non ci credo. Ha parato pure questa. Ha parato pure questa. Primo tempo che finisce così. Primo tempo che finisce così e va bene. Va bene perché stiamo attaccando. Però sta partita mi ricorda un... Mi dà comunque brutte sensazioni e brutti ricordi, eh. Ci sono state tante partite in cui abbiamo sempre attaccato noi e poi loro con un tiro fanno gol. Basta arrivare in porta per loro per una... No, mamma mia. Ho avuto paura per il rosso, ho avuto paura. Oh, dai, 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 dai. Non posso uscire con i difensori. Ma che cazzo di entrata hai fatto? Che cazzarola di entrata ha fatto? Veramente stupido. Tiro deviato. Dai, dai, dai. Mo deve uscire per forza McKennie. C'è fuori gioco. Ah, mamma mia. Solo di aver fatto qualcosa. Ti prego. Ci sono tutti gli ingredienti per divertirti. Ti prego, sì, ti prego, Fournier, mamma mia, quanto è forte sto ragazzo.
Quanto è forte sto ragazzo! Quanto è forte sto ragazzo! Quanto è forte sto ragazzo! Mamma mia! Che fucilata! Anche di destro! Che fucilata! Che fucilata! Si smarca. Non il suo piede preferito. E si vede. E si vede. Ma la infila lo stesso. La infila lo stesso. Hanno aperto le marcature con questo gol. Va buono, va buono. Ora calmi però, eh. Bravo. Bravo Eric. Bravo Eric. Con intelligenza. Gestiamo. Con intelligenza. Con intelligenza. Attenzione. Lo manda al baretto. Lo manda al baretto. Di nuovo Fournier. No, fammi continuare. Ce l'avevo di nuovo io. Fammi continuare, cazzarola. Fammi continuare. Che ora ce la para. Se me la para, quitto. Se la para, quitto. Oh. Buono. Bravo Carter Hubbard. Bravo Carter Hubbard. Bravo. Dove vai? No, non devi uscire fuori. Carter, dai. Bravi, bravi, bravi. Bravi, bravi, bravi. Va bene, va bene, va bene. 2-0. Noi dobbiamo solo sperare, anzi, dobbiamo vincerle tutte. Dobbiamo vincerle tutte perché così siamo al sicuro. Siamo al sicuro. Ma dobbiamo anche sperare che il City commetta un errore. Commetta un errore. Non noi, il City, ecco, esatto, bravi. Madonna questo. Sì, cazzo, sì. Buona, è buona così, è buona così. È buona così. 3-0, l'82esimo, credo che non possano più fare molto. Ragazzi, andiamo a giocarci subito sta Champions, dai. Andiamo a giocarci subito sta Champions. Vai a simulazione. È buona, è finita. Finisce 3-0. Come l'avevamo lasciata, è finita. Buonissimo così. Buonissimo così, buonissimo così. Il prestito di Jong è in scadenza. Se me lo vuoi dire un'altra volta anche, va benissimo. Giocatore squalificato, lo ben sappiamo, lo ben sappiamo, lo ben sappiamo. Però adesso abbiamo questo ritorno di semifinale di Champions League contro il Paris Saint-Germain a casa nostra. Ripartiamo da un 4-1 incredibile, incredibile. Ed eccolo, inizia questo ritorno di Champions League. Semifinale di ritorno. Un ritorno di semifinale. Bravo Mbappé. 250 milioni in 2 anni per prendere la palla con le mani. A sto punto gli scrivevi, non so, palla a volo. Mamma mia. Mamma mia, gentilmente, non facciamo queste cose. Gentilmente. Bravo Courtois. Bravo Courtois. Inizia un po' male, eh. Inizia un po' male. Scegli il fraseggio. Un po' sottotono. Ma a noi che ci frega. Altro appoggio su Messi. Ha letto molto bene questo cross. Per noi l'importante è che non ci facciano 4 gol. Alla caccia del momento giusto. Poi posso fare anche 3, anche 3. 3 e 4 gol? No. Poi 2, 1, fare quello che vuoi. Puoi fare quello che vuoi. Bravo, allungala questa difesa, allungala. Bravissimo, si prende un fallo al bacio Gallagher, bravo. Bravo, bravo, bravo. Allora, chiamami il secondo giocatore, gentilmente. E mi raccomando, Fournier. Va bene così, va bene. Va bene. Ruba quasi il pallone. Attenzione. Contro Messi. Contro tutti. Attenzione. 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 Adesso è il Wrexham. La difesa completamente sguarnita. La difesa completamente sguarnita. La cazzata di Eric. La cazzata di Eric.
Effettivamente potevo tirare, quindi la cazzata non è stata sua nel senso più stretto del termine. Era intesa come cacchio ha dato il cross, però effettivamente quel cross non doveva neanche partire. Avrei dovuto tirare. No. Buongiorno. Intervento pulito. Ti prego. Vai che è tua. No, non così. Vai che non la prendi. Bravo. Buona. Teniamola. Va bene così. A noi va bene. Va benissimo. Va più che bene. Va più che bene anche così. Allora, ragazzi, per il momento non fare i cambi, anche se quel Godfrey col giallo, forse potremmo sostituirlo, sì, io lo sostituirei perché tanto la vittoria in tasca, il passaggio del turno ce l'abbiamo, scusate, ma la vittoria no, però il passaggio del turno sì. Bravo, bravissimo. Ci lasciano passare. No, Carter. Bene James. Ma che cacchio però. Oh, nessuno, non riusciamo a concretizzare. Bravissimo lo. Bravissimo! Oh, e ormai è andata. Ci devono fare 5 gol in 30 minuti. Una roba impossibile. Ma quando parte Fournier in velocità, non lo fermi. Cavallo pazzo Fournier. Riprende sul risultato complessivo di 5-1. Cavallo pazzo. McKenny? L'hai visto? Di nuovo Fournier. Ormai 6-1 totale. Ormai il 6-1 totale. Basta. Un'umiliazione ancora. Il Paris Saint-Germain subisce per l'ennesima volta un'umiliazione totale. Non riesce ad arrivare neanche in finale di Champions League. E sono anni che provano a vincerla, ma non ci riescono mai, neanche con tutti i campioni che hanno comprato. E invece questo Wrexham, partito da lontanissimo, senza soldi, è riuscito anche con i suoi giocatori della primavera a costruire una squadra fantastica e di nuovo Fournier, però si è dimenticato... Sì, gli ho detto sì, basta, e lui ha capito. Ok, bravo allora. E finisce qui. Oh, abbiamo raggiunto la finale di Champions League, ragazzi. Finale di Champions League. E ora, nel prossimo episodio, sarà tutto campionato. Tutto campionato. Per poter vincere, per poter provare a vincere anche questa Premier League. Allora. Fermi qua. Io non voglio andare al calendario, come facciamo al solito per ogni fine episodio, perché non voglio spoilerarvi la finale di Champions League. Vi dico che è una finale di Champions League un po' atipica, forse. Intanto vedo già un bellissimo risultato perché il City ha pareggiato. Quindi siamo a un punto di distacco. Intanto ci avviciniamo all'Aston Villa. Non vi faccio vedere il calendario, ripeto, perché la finale è veramente qualcosa di stupidissimo. Cioè, sono due squadre, quindi noi e quell'altra, che non sono mai arrivate in finale di Champions. Mai. Quindi è una squadra che non avete mai visto. Ve lo posso assicurare. Quindi, ragazzi, tanto sappiamo già nel prossimo episodio quali squadre andremo ad affrontare. Sono l'Aston Villa, ovviamente, il Manchester United ed il Brighton. Io vado subito a registrarmelo. E poi l'ultimo episodio, Chelsea e finale di Champions League. Vi assicuro che ci sarà da ridere.
vi assicuro che ci sarà da ridere. Quindi ragazzi, vi do appuntamento al prossimo episodio, che sarà domani. Quindi questi tre episodi, ragazzi, li metterò in sequenza, perché non voglio lasciarvi senza alcun video. Il primo uscirà oggi, che è 27, domani 28 uscirà quello che sto andando a registrare adesso, solo campionato, e il 29 uscirà il finale di stagione, quindi finale di campionato e finale di Champions League. Detto questo ragazzi, vi do appuntamento al prossimo episodio, e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.